Ci sono persone che hanno investito in Facebook, Twitter, Airbnb, hanno creduto in questi progetti quando ancora io e te non li conoscevamo, quando questi progetti erano ancora sconosciuti alla massa. Stiamo parlando del venture capital più importante della Silicon Valley statunitense, che ha rilasciato un report importantissimo da conoscere, con delle informazioni incredibili che non puoi perderti e che andremo a riassumere all'interno di questo video. Ad esempio, ci sono due campi di battaglia elettorali importanti negli Stati Uniti d'America, proprio per le prossime elezioni statunitensi. Ci sono due stati che sono in bilico. All'interno di questo video vedremo insieme perché gli elettori e investitori e possessori di cripto possono fare la differenza. Numeri alla mano. Vedremo quanti sono i conti cripto, gli indirizzi pubblici, i conti di fatto attivi nel mondo. Quali sono i paesi più influenti? E ancora, chi c'è tra i primi detentori del debito pubblico americano? Chi sono i nuovi sostenitori del dollaro e quanto pesano all'interno del contesto di de-dollarizzazione che stiamo vivendo? Vi riporto un insieme di informazioni all'interno di questo video, anche sulla finanza decentralizzata, che farebbero venire i capelli neri al professor Paolo Savona della Consob e alla Banca d'Italia. Quindi non ti devo anticipare altro. Partiamo! Euro, is it euro? Today, tomorrow? Euro today, is it euro tomorrow? A euro is a euro. Today, tomorrow, a month, tomorrow is a euro. Scrivono: quando abbiamo lanciato il nostro primo report 2 anni fa, il mondo sembrava molto diverso. Le criptovalute non erano in cima alle agende dei decisori politici. Non c'erano dei prodotti finanziari su Bitcoin e su Ethereum quotati in borsa. Ethereum non era ancora passata alla proof of stake, che riduce al minimo il consumo di energia. Non esistevano i layer 2, cioè quei protocolli che progettati per diminuire i costi di transazione e aumentare le capacità di dati che possono essere elaborati all'interno delle blockchain, di queste banche dati. Di fatto il mondo è completamente cambiato da allora, dal primo report annuale che loro avevano intitolato State of Crypto, e vanno ad individuare all'interno di questo report 7 elementi chiave, 7 elementi di svolta. Il primo elemento: l'utilizzo delle criptovalute raggiunge numeri impressionanti. Non ci sono mai stati così tanti indirizzi attivi mensilmente. A settembre si sono registrati 220 milioni di indirizzi attivi. Questi indirizzi hanno interagito almeno una volta con una blockchain. Stiamo parlando, scrivono nel report, di una cifra che si è quasi triplicata rispetto al 2023. In termini assoluti, Ethereum continua ad attrarre la quota maggiore di interesse totale, pari al 20,8%, seguita da Solana e da Base o Base. Dopo di loro abbiamo Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche, Bitcoin e così via. Gli Stati Uniti rappresentano il 12% degli utenti attivi mensilmente. Dopo gli Stati Uniti seguono l'India e l'Argentina, dove ovviamente molti cittadini si sono rivolti alle criptovalute, in particolare alle stablecoin, data la svalutazione della loro valuta, del peso. L'Italia ovviamente in questa classifica non esiste. Ergo, il professor Savona, presidente della Consob, deve sapere che quando esprime le sue perplessità sul mondo Bitcoin o delle stablecoin o delle valute decentralizzate del futuro, di fatto sta parlando all'Italia e gli italiani. Lì fuori c'è un mondo che non ce l'ha completamente in nota. I nostri politici, Banca Italia, Consob, non stanno parlando al mondo, stanno parlando agli italiani, e gli italiani devono sapere che il mondo fortunatamente ha scelto un'altra strada. Qualcuno se ne dovrà fare una ragione. Il secondo elemento che viene fuori dal report è che le criptovalute sono diventate un elemento chiave nella politica statunitense. Scrivono: due campi di battaglia che dovrebbero essere le gare più serrate, campi di battaglia a livello elettorale, nelle prossime elezioni di novembre sono in Pennsylvania e nel Wisconsin. Ebbene, questi due campi di battaglia hanno visto il quarto e il quinto più grande balzo nell'interesse per le ricerche sulle criptovalute dalle ultime elezioni nel 2020. Tutto ciò è stato misurato, questo nuovo interesse, tra i più grandi balzi di interesse nel mondo delle criptovalute, tramite le ricerche
totali di Google Trend. Il Michigan ha visto l'ottavo più grande balzo nell'interesse per le ricerche sulle criptovalute, mentre la Georgia è rimasta ferma. In sostanza, questo report ci dice che ci sono degli stati in bilico negli Stati Uniti d'America, ma che nello stesso tempo hanno avuto un grande balzo in avanti nell'interesse sul mondo cripto, tanto da portare gli attuali candidati presidenti alle prossime elezioni degli Stati Uniti d'America a fare campagna elettorale anche su questo tema. Poi ancora riporta una serie crescente di politici e governatori dei vari stati o deputati che stanno parlando positivamente del mondo delle criptovalute, e li troviamo in entrambi gli schieramenti, democratici e repubblicani. A livello governativo, a livello federale, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act con il sostegno bipartisan. Ci sono stati 208 voti per approvare questo disegno di legge sulle novità finanziarie, sull'innovazione, scusate, finanziaria e tecnologica, 208 voti da parte dei repubblicani e 71 voti da parte dei democratici. Dalla Camera dei Rappresentanti, per la sua definitiva approvazione, questo documento di legge passerà al Senato nei prossimi mesi. In più, nel Wyoming abbiamo avuto l'approvazione del Decentralized Unincorporated No Profit Association Act, che è una legge che di fatto conferisce alle organizzazioni autonome decentralizzate, le cosiddette DAO, un riconoscimento legale. In buona sostanza permette alle reti blockchain di operare legalmente senza compromettere la decentralizzazione, che quindi viene di fatto accettata. Poi entra nel merito della grande rivoluzione delle stablecoin, la definiscono, che sono diventate uno dei prodotti più popolari della crittografia e sono diventate anche l'elemento di maggiore discussione della politica statunitense. Qual è la consapevolezza che viene riassunta all'interno del report negli Stati Uniti d'America? Ebbene, la consapevolezza che le stablecoin possono rafforzare la posizione del dollaro statunitense all'esterno, non in patria ma fuori, attraendo capitali. Tutto ciò all'interno di uno scenario in cui lo status del dollaro viene meno causa dedollarizzazione e BRICS. Voi considerate, riporta il report, che ad oggi il 99% delle stablecoin sono denominate in dollari e l'euro rappresenta lo 0,22%. Oltre a proiettare il dollaro americano in tutto il mondo, voi prendete tutti coloro che fanno trading in Europa, fanno scambi in dollari, posseggono USDT, USDC, le più famose stablecoin in circolazione, non posseggono euro. Di fatto, questo fenomeno, dice il report, sta rafforzando la posizione finanziaria del paese, degli Stati Uniti d'America. Considerate che, pur avendo solo un decennio, considerate che attualmente le stablecoin, le valute stabili, uno a uno agganciate al dollaro, sono diventati uno dei primi 20 detentori di debito pubblico americano. Le stablecoin si sono piazzate come detenzione del debito pubblico americano davanti alla Germania, che è uno stato, è una nazione. E tutto ciò è avvenuto in meno di 10 anni. Il report riporta una frase del deputato statunitense Torres, che era stata riportata su un editoriale del New York Daily News. La frase è questa: la proliferazione delle stablecoin in dollari, resa possibile dall'ubiquità degli smartphone e dalla crittografia delle blockchain, potrebbe diventare il più grande esperimento di emancipazione finanziaria che l'umanità abbia mai intrapreso. Le transazioni in stablecoin hanno raggiunto gli 8,5 trilioni di dollari. In sostanza, i volumi di transazioni in stablecoin hanno raddoppiato i 3,9 trilioni di dollari di Visa nello stesso periodo. Questo, scrivono nel report, ci dice che la stablecoin non è semplicemente una moda del momento, una moda passeggera. Infatti, nonostante di fronte ai cali delle criptovalute di mercato, Bitcoin, Ethereum o altre altcoin, ci sia stata una riduzione dell'operatività di trading, è aumentata sempre e comunque l'operatività, l'utilizzo delle stablecoin. Ancora, il report passa da quelli che sono stati i miglioramenti sulle capacità di ridurre i costi di transazione ed aumentare la mole di dati
elaborati all'interno delle banche dati, delle blockchain. Scrivono: le blockchain oggi stanno elaborando 50 volte in più le transazioni rispetto a 4 anni fa, e vanno poi ad analizzare quella che è l'ascesa dei layer 2 su Ethereum e non solo. Ancora, analizzano come quinto elemento chiave la DeFi, la finanza decentralizzata che cresce e continua ad essere molto molto popolare, molto utilizzata. Dall'arrivo della DeFi, scrivono, nell'estate del 2020 gli exchange decentralizzati o DEX sono cresciuti fino a rappresentare il 20% dell'attività di trading di criptovalute. Il tutto è avvenuto in soli 4 anni. Parliamo di più di 169 miliardi di dollari che ora sono bloccati nei protocolli della DeFi e che servono, mettono a disposizione liquidità proprio per le attività di trading. Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, scrivono nel report, la finanza decentralizzata rappresenta una grande alternativa alla tendenza alla centralizzazione dei poteri, al consolidamento, scrivono nel report, del potere nelle mani di pochi che affligge il sistema finanziario, dove il numero delle banche è diminuito di 2/3 dal 1990 e dove una quota sempre più piccola di grandi banche domina il mercato. Poi al sesto punto, il sesto elemento chiave, va ad unire quello che è il mondo delle criptovalute, questo report, insieme all'intelligenza artificiale. Scrivono: l'intelligenza artificiale è una delle tendenze più discusse tra gli influencer delle criptovalute sui social media. Forse ancora più sorprendentemente, c'è una sovrapposizione importante tra i visitatori di ChatGPT.com e i visitatori dei principali siti web di criptovalute. Di fatto, nel report vedono un legame tra criptovaluta e intelligenza artificiale e vanno a sottolineare tutti quei progetti che di fatto cripto vanno ad utilizzare l'intelligenza artificiale. Circa un terzo dei progetti cripto, parliamo del 34%, afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale nei propri protocolli. Il report chiude con tutta una serie di esempi che ci fanno immaginare il futuro di questa infrastruttura scalabile sulle applicazioni decentralizzate, sempre più facili da utilizzare. Dove ci porterà tutto questo, si chiedono nel report? Le criptovalute hanno fatto passi da giganti in termini politici, tecnologici, di adozione del consumatore. Hanno fatto passi da giganti negli Stati Uniti con l'approvazione degli ETF in Bitcoin, in Ethereum, della prima legge sulla innovazione tecnologica e finanziaria, quindi sulle cripto, votata in maniera bipartisan. Hanno fatto passi da giganti sulle infrastrutture della blockchain, sull'elaborazione dei dati, sulla velocità dell'elaborazione e sull'abbassamento dei costi di transazione. Hanno fatto passi da giganti e ne faranno tantissimi altri nello sviluppo, scrivono nel report, di nuove applicazioni in tutte le categorie: social network, giochi, intelligenza artificiale. Di fatto siamo pronti ad una nuova ondata di innovazione, siamo pronti ad una nuova ondata di innalzamento dei prezzi di questi asset.